Eccoci qua, buongiorno di nuovo bambini. Come promesso, adesso vi leggo questa storia tratta da Le favole dei sette mari, il libro di cui vi parlavo, e il titolo della storia è Kiritimati, l'isola dove inizia il tempo. Oceano Pacifico, sporadi equatoriali. Esiste un luogo nel mondo dove tutte le cose hanno inizio. È Kiritimati, un piccolo atollo corallino immerso nello sconfinato Oceano Pacifico. Per capire cosa significhi che in questa piccola isola tutte le cose hanno inizio, sarà sufficiente pensare che il tempo, come gli uomini lo intendono, inizia proprio da qui. Kiritimati è il primo luogo sulla Terra dove arriva il nuovo giorno, e se uno volesse essere sicuro di festeggiare per primo l'anno nuovo, allora, senza ombra di dubbio, dovrebbe andare là. Su questa piccola isola, nell'arcipelago delle sporadi equatoriali, abitava Bulan, una graziosa bambina di 12 anni. La sua pelle era di un bel color caffè e questo conferiva al suo sorriso un'aura meravigliosa che ricordava il bagliore della luna nelle notti oceaniche. Il viso era tondeggiante, incorniciato da lunghi capelli corvini, e sprigionava serenità. Indossava un lungo pareo di un bel verde e una semplice collana di legno rosso e conchiglie bianche le cingeva al collo. I suoi occhi erano scuri e profondi, colmi di una curiosità per tutto quello che la circondava, e questo era merito di Buana, il nonno, che era solito raccontarle delle bellissime fiabe provenienti da tutto il mondo. Buana parlava con tutti i viaggiatori che arrivavano sull'isola e da ognuno si faceva raccontare una fiaba che era solito scrivere su dei grossi libri con la copertina in pelle. Bulan era cresciuta trascorrendo molto tempo con il nonno perché anche lei amava le fiabe ed era terribilmente curiosa. Dopo la scuola era solito girare da sola fra i mille canali della laguna salata di Kiritimati alla ricerca di qualche cosa di interessante. Il nonno l'aveva sempre accompagnata, ma ormai era diventato troppo vecchio e non aveva più la forza di seguirla, così Bulan, ogni volta che trovava qualcosa di curioso, correva da Buana per condividere con lui la sua scoperta e ascoltare i suoi saggi insegnamenti. Un giorno stava gironzolando per la laguna, vicino al paese di Banana, quando incontrò un ragazzo che guardava il mare con aria malinconica. Sembrava che i pensieri si divertissero a ricordargli solo le cose più brutte. Chissà perché quel ragazzo è così triste, pensò. Qui è così bello, e ancora una volta la sua curiosità ebbe il sopravvento. Buongiorno, come mai sei triste? Non ti piace questo posto? Le chiese educatamente Bulan. No, anzi, qui è bellissimo, è solo che pensavo al mio lavoro, le rispose il ragazzo. È questo che ti rende triste? Non ti piace il tuo lavoro? Al contrario, mi piace moltissimo. Da quando sono piccolo sogno di fare il pane, le baguette per la precisione. Ma lascia che mi presenti. Mi chiamo Jérôme e vengo da Parigi. La piccola Boulin fece un grazioso inchino, si presentò e si fermò un attimo a riflettere. Mio nonno mi ha raccontato alcune favole di Parigi. Deve essere proprio una bella città, ma queste baguette proprio non le conosco. Che cosa sono? La baguette è un buonissimo pane francese, è un filone di croccante, profumato e delizioso pane francese. Dovresti sentire quanto è squisita col burro e la marmellata, è davvero una colazione da re. Purtroppo il mio piccolo forno è in una strada poco trafficata e poche persone comprano le mie baguette. Ormai credo che sarò costretto a chiudere. Ecco perché sono triste. È la fine del mio sogno, disse Jérôme, e dalle sue parole si poteva sentire tutta la passione che aveva per quel lavoro. Ah, non credo proprio. Qui a Kiritimati le cose iniziano. Che cosa buffa che hai detto, rise dolcemente Bulan. Magari fosse vero, disse Jérôme. Ma è vero. Mio nonno mi racconta sempre che il primo secondo di ogni giorno nasce proprio qui, a Kiritimati. E poi
vola a conoscere tutti i luoghi del mondo. E se nessuno viene a mangiare le tue baguette, forse potresti volare tu da loro, proprio come fa il tempo, disse Boulin con la sua solita aria serena. Jérôme rimase in silenzio e si sentì sollevato. Nemmeno lui sapeva spiegarsi il perché, ma era come se i pensieri fossero diventati leggeri e fluttuassero lontano, rapiti dal vento. E ora la laguna di Chiritimati brillava davanti a lui in tutta la sua meravigliosa bellezza. Tuo nonno deve essere un grande ottimista, ma in fondo credo che abbia ragione. Grazie per le tue parole, piccola Boulin. Forse mi hai fatto venire un'idea. E per ringraziarti, ti racconterò la più bella fiaba parigina che io conosca, disse Jérôme. E dai suoi occhi si poteva capire che le idee, libere dai pesanti pensieri, stavano galoppando veloci verso un nuovo inizio. Oh, come sei gentile! L'ascolterò molto volentieri, rispose contenta Boulin. E così Jérôme, che ora sorrideva, iniziò a raccontare. Aveva una voce così melodiosa che Boulin era proprio contenta di poterla ascoltare. Appena la fiaba fu terminata, Boulin ringraziò il ragazzo delle baguette e corse a casa dal nonno per raccontargliela. Buana era seduto sulla sedia davanti al mare e dopo averla ascoltata le disse: È proprio una bella fiaba, dovresti scriverla sul mio libro, quello delle fiabe più belle. Il nonno Buana aveva diversi libri di fiabe, uno per ogni nazione, ma in uno raccoglieva le fiabe più belle del mondo. Lo aveva intitolato Le fiabe della luna, in onore della sua nipotina. Quella fu l'ultima fiaba che il nonno Buana ascoltò, perché dopo pochi giorni morì felice sulle rive del mare che tanto aveva amato. Boulin ne fu rattristata, ma non troppo, perché sapeva che il nonno aveva solo iniziato un altro viaggio e allora scrisse sul libro Le fiabe della luna questa frase: Oggi il nonno Buana ha iniziato una nuova e meravigliosa fiaba. Chiuse il libro e lo ripose vicino al suo letto, in modo da averlo sempre accanto. Boulin continuò a passare i suoi pomeriggi nella laguna e anche lei iniziò a scrivere le fiabe dei viaggiatori e quelle più belle le raccoglieva nel libro Le fiabe del mondo, in onore del nonno Buana. Incontrò molti viaggiatori e scrisse molte fiabe fino a quando, dopo molti anni, si trovò anche lei ad accompagnare la sua nipotina sulle spiagge della laguna. Trascorsero ancora alcuni anni e Boulin, sempre più debole, preferiva rimanere seduta sulla vecchia sedia che era stata di suo nonno. Un giorno la sua nipotina Nirmala corse da lei e le raccontò una favola che aveva appena sentito da una giovane ragazza di Parigi. Più di 50 anni fa viveva a Parigi un ragazzo che adorava preparare le baguette ed era il più bravo panettiere della città. Ma nessuno lo sapeva perché aveva solo un piccolo negozio in una via poco trafficata. In quegli anni una grande crisi si abbatté su Parigi e il ragazzo dovette chiudere la sua attività ed era molto triste perché quello era proprio il lavoro che voleva fare sin da quando era bambino. Allora partì per un lungo viaggio in un'isola sperduta nell'oceano e lì incontrò una bambina che gli raccontò una storia e gli fece venire un'idea. Quando tornò a Parigi, comprò una vecchia bici da fornaio, con un cassone davanti dove metteva le baguette, il burro e le marmellate. Tutte le mattine andava all'uscita della stazione della metropolitana di Pigalle, vicino al quartiere di Montmartre, e lì incontrava turisti, artisti e parigini che iniziavano la loro giornata. Un giorno conobbe un artista di strada a cui piacquero talmente tanto le sue baguette che propose a Jérôme di decorare il vecchio cassone in cambio di quelle gustose fette di pane e marmellata. A Jérôme l'idea piacque e così disse all'artista di disegnare su un lato una baguette farcita con burro e marmellata di fragole, con la scritta baguette da favola, e sull'altro una bella luna sorridente e la scritta Grazie, Boulin. L'artista realizzò un vero e proprio capolavoro e tutti si fermavano a guardare la vecchia bici e i turisti la fotografavano.
Ma quello che incuriosiva tutti era quella luna sorridente e quello strano ringraziamento. E fu così che una mattina una signora chiese a Jérôme: «Cosa significa Bulan?» «Bulan significa luna, in indonesiano. E una bambina dalla bella pelle color caffè e dal viso tondo e sereno porta questo nome. Abita a Kiritimati, l'isola dove inizia il tempo». Jérôme iniziò a raccontare la sua storia mentre preparava una gustosa baguette con burro e marmellata. «Come sarebbe dove inizia il tempo? Non ne ho mai sentito parlare. Mi stai prendendo in giro, vero?» disse ridendo la signora. Nel frattempo, un'altra coppia di ragazzi si fermò ad ascoltare. Incuriosite dalla storia e dato che dovevano aspettare, ordinarono due baguette, perché si sa che quando si ascolta una bella storia, si fa volentieri uno spuntino. «No, signora, è tutto vero. Pensi che il primo secondo di ogni giorno nasce proprio lì, a Kiritimati, e poi vola a conoscere tutti i luoghi del mondo. Ed è stata Bulan a raccontarmelo. Questa idea mi fece venire in mente che mi sarebbe piaciuto portare le mie baguette in giro per Parigi e farle conoscere a tutti. E il merito è tutto di Bulan e della sua storia. Così, ogni giorno, mi piace portarla con me e ringraziarla per le sue parole», disse Jérôme, mentre continuava a preparare le sue deliziose baguette. Ne dovette preparare molte quella mattina, perché le persone si fermavano ad ascoltare la sua storia, che era molto simile a una favola, e tutti convenivano che anche le sue baguette erano così. Da quel giorno, ogni mattina, Jérôme andava con la sua vecchia bici in una stazione diversa della metropolitana. E ogni giorno le persone si fermavano per gustare le sue baguette e per ascoltare la sua fiaba. Un giorno un suo amico lo chiamò per scherzo Jérôme, Jérôme della baguette, e da allora tutte le persone lo chiamarono così. Ma la cosa più sorprendente è che ancora oggi alla mattina i parigini vanno alla stazione della metropolitana con la speranza di incontrare Jérôme della baguette, perché dicono, e ha ragione, che non ci sia miglior modo di iniziare la giornata. Mentre ascoltava questa meravigliosa fiaba, Boulin sorrideva e rivedeva con gli occhi della memoria il giovane Jérôme seduto sulla spiaggia e fu felice per lui. «Credo proprio che dovresti scriverla nel libro Le fiabole, le fiabe del mondo, in onore di tuo nonno Buana, perché è lui che mi ha insegnato a sognare», disse con voce gentile Boulin, e la nipotina Nirmala prese il libro e iniziò subito per paura di dimenticarsi qualche parola. «Nonna, è bello essere in una fiaba?» chiese la piccola Nirmala. «Sì, è bello essere nella fiaba che viviamo ogni giorno. L'importante è saper cogliere quei magici secondi che provengono dall'isola di Kiritimati e quando ci si riesce, qualcosa di bello di certo inizierà», rispose la nonna. Quando Boulin, dopo pochi giorni, morì e iniziò un nuovo viaggio, come aveva fatto Buana prima di lei, la piccola Nirmala iniziò a scrivere il suo libro, intitolato Le fiabe della nonna, in onore della cara Boulin. E così tutto iniziò di nuovo. Ecco qua, questa è la fiaba che ho scelto per voi e la cosa che mi piace tantissimo di questa fiaba e che vorrei portare a voi è proprio questa frase che tutto inizia di nuovo e qualsiasi cosa brutta, spiacevole succeda, dopo passa e sarà così anche adesso. Quindi, bambini, state sereni, cercate di fare tutte le cose che potete, bisogna avere un po' di pazienza. Ma vedrete che presto tornerà tutto come prima. Vi mando un grande bacio e fatemi sapere se vi è piaciuta. Ciao bambini, ciao!